1945. I primi treni compaiono sull'orizzonte dell'Italia tornata libera. Cauti passi di convalescenti sopra ponti sorretti dalle grucce. Viaggi difficili, snervanti, incerti. Beh, facevano quello che potevano i treni volenterosi. Nell'interno dei loro carri si riassumeva il censimento psicologico e morale del dopoguerra. Ci si arrangiava per viaggiare e ci si arrangiava lungo il viaggio. Guarda chi si vede, panini bianchi col prosciutto. Quanto al digiuno, era una vecchia conoscenza. Non ne posso più dal sonno, viaggio in queste condizioni da una settimana. E adesso, dove va? Ma non lo so neanche io dove vado. Vado dove c'è una possibilità qualsiasi di ritrovare la mia famiglia. In tutti quei paesi dove abita un parente, un conoscente. Quando è venuto l'8 settembre, mia moglie era a Bologna, con i figlioli. Io ero a Salerno. Da allora non ho più saputo niente di loro. Niente. Il paese è andato distrutto. E dei miei nessuna traccia, niente. Chissà se mai li rivedrò. Ma certo che li rivedrà. Deve avere fiducia. Benedetto questo fumo sotto cieli avvezzi a quello delle esplosioni. Ma benedetto pure quest'altro, specie se elargito a chi si fumavano tutti i cadenti. Come nel tempo clandestino, il cibo era ancora un bene comune da dividere. Una spalla maternamente offerta, consapevole. C'era sempre per il capo stanco che non sapeva se avrebbe ritrovato il guanciale del letto familiare, né se le immagini del sogno fossero incubo o speranza. Non si sogna in queste officine ferroviarie. Si trasforma in realtà il sogno di tutti gli italiani. Potersi spostare da un capo all'altro del paese. Passano con cautela i primi treni sulle travate provvisorie, ma già quelle definitive vengono approntate. Gli argani le fanno scorrere trasversalmente, fino a collocarle su stabili appoggi. Varo trasversale a mezzo cielo. Batticuore al collaudo, ma i flessimetri hanno detto di sì. Recco. I treni vengono deviati su una palizzata da capogiro per consentire la ricostruzione definitiva del grande viadotto. Già scorgiamo sotto di noi i tetti d'Ardesia, Soagli. Qui la struttura del nuovo viadotto nasce incorporando quella provvisoria. A Sant'Ellero, costruita la pila e le spalle, in soli 45 giorni si raggiunge l'opposta riva a cavallo di una travata militare. Neanche il Po riuscì a formare un ostacolo fra le due rive. Col ponte di Ostiglia esse erano ormai ricongiunte. E un fiume, infine, dal nome sacro alla nostra storia, torna a mormorare calmo e placido al passaggio dei nuovi treni sempre più sicuri. Patria d'acque, ma patria anche di monti, l'Italia ha tra le sue sublimi civetterie quella di mostrarsi in improvvisi scorci di luce all'uscita del nero delle gallerie. Di queste ben 346 subirono le feroci intasature della guerra e tutte sono ormai riaperte.
Ai piedi della montagna Cassino risorge come città. È già risorta come stazione. Qui si raccolgono i treni dal mare. La locomotiva con uno sbuffo di vapore si toglie di dosso l'odore della salsedine. È la nuova stazione di Messina. Belle, specchianti, prive di misteriosità sotterranea, le miniere del nostro carbone bianco, le dighe delle Alpi e degli Appennini, le centrali elettriche stanno guarendo dalle ferite di guerra. Elettrificazione fu la parola magica che allargò le prospettive dello sviluppo ferroviario. Le linee ridistendono tra i gangli nervosi delle stazioni e sottostazioni i loro fili, pronti al geometrico sollevarsi dei pantografi. Il materiale rotabile conobbe, oltre le bombe, anche i saccheggi. Oggi si ripresenta con un trionfale consuntivo di ricostruzione, aumento del numero e macchine migliori. Si è ricostruito, è il caso di dirlo, a velocità da elettrotreni. Ecco una nostra vecchia conoscenza. Signori biglietti, prego. Qui c'è tutta la famiglia. Rallegramenti, signore. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. E sette? Ma quello non paga. È nato sei mesi fa. Amaschio, vai forte per la tua età, eh? 80 all'ora. E si andrà sempre più forte. Risorte, le ferrovie si perfezioneranno. Sistema di vene e di nervi di inesauribile vitalità, esse riallacciano e rinsaldano questa unità d'Italia che abbiamo ritrovata e che non perderemo mai più.